all'inizio è stato un po' come prendere una pastiglia, per dire, o è stato subito un approccio bello? Diciamo che per me, che proprio non avevo mai ballato, è stata un'esperienza nuova e molto diversa dalla pastiglia, perché qui si viene, si fa movimento, ma anche è un piacere farlo. Ed è un piacere che dura da 5 anni. Quando Gianni, Elisabetta, la Silvana con cui ci si complimenta nello svelare i suoi 75 anni di età, si sono affidati all'intuizione di un medico di base di Mestre, Michele Zecchini, nel tempo libero appassionato ballerino. Il gruppo, iniziando a ballare il tango una volta alla settimana in una palestra di Via Castellana, in questa maniera cura gli effetti del morbo di Parkinson con un'attività fisica mirata e soprattutto la socializzazione. Quando è venuta questa idea? Io sono un appassionato di ballo di tango argentino, io e mia moglie. L'idea mi è venuta circa 5 anni fa, leggendo un articolo scientifico di medicina su una rivista di medicina che parlava di beneficio del tango argentino nei ammalati di malattia di Parkinson, e ho pensato di poterla proporre e applicare a un piccolo gruppo di malati. Questa sperimentazione dopo quanto tempo è cominciato? Non ci abbiamo messo moltissimo, io ho trovato, ci avevamo messo un paio di mesi circa. Fondamentale aiuto per il dottor Zecchini è giunto dalla moglie Mare, da un gruppo di volontari che hanno accolto l'invito a creare il gruppo, completando le coppie che altrimenti un partner costante non lo avrebbero avuto, e ricevendo allegria e calore. Danno una grossa carica a noi che siamo qui a fare un certo tipo di supporto, perché vediamo tutta questa buona volontà, l'ottimismo, la voglia di fare e quindi il voler raggiungere un obiettivo che loro si sono prefissati. Che risultati avete visto e dopo quanto tempo anche? Ma i risultati ci sono quasi da subito, diciamo, perché noi puntiamo molto sul riacquisto dell'equilibrio, sul fatto che devono essere un po' più sciolti nei movimenti. Non essendo tango da esibizione, viene ballato con movimenti dolci, che vengono più facili, ci raccontano, grazie ai particolari ritmi della popolare danza argentina. Noi prima di fare facciamo degli esercizi ogni lezione, quindi degli esercizi importanti dal punto di vista fisico, il muoversi in un certo modo, in equilibrio su una gamba, sull'altra, il spostare il peso del corpo da una gamba all'altra, sono tutti esercizi che ci aiutano.